Video Games Party al Festival del Fumetto di Novegro 2011. Parte alla grande il nostro tour di questo nuovo anno con tante novità ma anche tante conferme. Tante conferme come il torneo di Tech 6, questo picchiaduro che continuiamo a portare in giro per l'Italia e che continua a non deludere per quanto riguarda le aspettative nelle classifiche, nelle alte posizioni. Infatti questo torneo è stato molto combattuto, specialmente nelle fasi finali. Abbiamo avuto una finale con un come out, si dice così, molto entusiasmante. Ce lo facciamo raccontare direttamente dai protagonisti e iniziamo dalla terza posizione. Eccoci qua. La terza posizione che è stata agguantata da? Piero. Da Piero. Piero è un personaggio che abbiamo premiato più volte nei nostri Video Games Party. Come è andato questa tappa di Novegro? È stato un bel torneo, e come al solito organizzate tutte le cose molto bene, e ci siamo divertiti un cazzino e soprattutto è stato un torneo molto difficile. Senti, hai visto la finale e ci vuoi dare qualche commento? Vabbè, niente, che sicuramente ha vinto chi conosceva meglio il personaggio. E purtroppo mio fratello, quello che è arrivato al secondo posto, e non lo conosceva affatto perché è da tanto che non ci gioca, però comunque ci ha provato d'altronde. Beh, ha iniziato benissimo, c'è da dire, no? Stava quasi vincendo praticamente, poi qualcosa è scattato. Perché il primo personaggio che aveva preso il canguro lo conosceva, bene o male, invece ha cambiato personaggio e lì, bene o male, non sapeva le mosse dell'altro personaggio, non sapeva cosa fare. Vabbè, ma squadra che vince non si cambia. Vabbè, comunque, per te che sei arrivata alla terza posizione, la nostra splendida Arianna ti omaggia di una copia di Iron Man 2 per Xbox 360. Grazie mille. Complimenti. Grazie a te, sfila pure da questa parte. Arianna, vuoi chiamare la seconda posizione? Seconda posizione, vieni, prego, mettiti al centro. Nome? Salvatore. Allora, Salvatore, vai. Arianna, visto che devi iniziare ad entrare nella nostra grande famiglia, è uno tra i migliori giocatori di picchiaduro in Italia, sicuramente, poi sicuramente si sarà anche scontrato a livello europeo. È un personaggio di persona, perché oltre ad essere molto umile, molto bravo e assolutamente un fan di Video Games Party, ha anche la peculiarità di giocare sempre con gli occhiali. Ho notato prima, che infatti. Ci hanno detto anche nello streaming di Natale, ti ricordi? Ho detto, ma perché non si toglie quegli occhiali? Vabbè, a noi ci piace così, Salvatore. Tra l'altro l'abbiamo visto in questa finale partire benissimo con il tuo canguro. Poi perché hai cambiato personaggio? Comunque io non gioco col canguro, gioco con Grimmaro, che è quello grossissimo. È vero che tu hai la predilezione per i personaggi grossi, che di solito sono un po' lenti, però quando menano meno. Sì, è partito tutto bene, mi ero allenato un po', visto che a Joshua lo conosco abbastanza bene, so che lui gioca con questo personaggio, in effetti diciamo che ero un pochino più preparato a confronto dell'altra volta. Il colpo di scena che poi è stata la mia sconfitta è che lui ha scelto un altro personaggio e io non conosco nulla. Però va bene così, cioè uno bisogna sapere tutto nel gioco, altrimenti perde. Infatti ho perso io, va bene così. Ah, quindi era il tuo avversario. Sai che non l'avevo capito, scusatemi, infatti. È l'altro personaggio che non conoscevi, cioè il tuo avversario, il personaggio che ha giocato contro di te che non conoscevi. Sì, in effetti non sapevo nulla di lui, cioè non so le sue mosse. Però ripeto, va bene così e lui... Lui ha utilizzato questo vantaggio sicuramente, in effetti ha vinto tanto di cappello. Da stasera si allenerà solo contro questo personaggio per trovare tutte le counter. Ottimo, per te la nostra Arianna, essendo arrivato in seconda posizione, ti omaggia con ben due giochi, una copia di Iron Man 2 per Xbox 360 e una copia di Naughty Bar per PlayStation 3. Salvatore, che a dire? Te. Grazie mille, prenditi anche l'abbraccio di Arianna. Comunque ha fatto un bellissimo KO, l'ho visto proprio in diretta prima, è stato veramente bravo, complimenti. Grazie mille, niente, io volevo salutare i miei amici, soprattutto mio fratello che è arrivato al terzo posto, la comunità di Tech in Italia che purtroppo non è potuta venire oggi per motivi X. Grazie a voi per questi tornei che fate che almeno ci fate divertire un po' e ci date dei premi. Grazie Giorgio, grazie. Signorina Adriana. A te, grazie. Vorrei solo salutare alcuni amici che mi guardano, soprattutto Giulio e Dina, sono amici del cuore. Ragazzi, ci vediamo sicuramente presto. Grazie Salvatore e un applauso a questo fantastico player di Tekken 6. Ottimo, siamo arrivati al top of the hill. Qui c'è il migliore, è stata una finale, come vi ha raccontato sia Salvatore che suo fratello, davvero particolare. La potrete scaricare sul nostro canale YouTube, www.youtube.com/videogamesparty. Ma ci facciamo raccontare direttamente da Joshua cosa è successo. Eh,
vabbè, è successo che ho vinto il torneo. Mi è andata bene perché per mia fortuna e per sfortuna di Salvatore, lui non conosceva il mio secondo personaggio, ovvero Bob. Quindi dopo aver cambiato il mio personaggio dal canguro al ciccione, perché alla fine possiamo chiamarlo così, ho ribaltato praticamente le sorti dell'incontro. Già prima Salvatore mi aveva battuto nel torneo e mi aveva mandato nel girone dei perdenti. Fortunatamente ho recuperato, ho battuto suo fratello e alla fine sono riuscito a ribaltare la situazione. Come sempre devo dire che è stata durissima, perché ogni volta che combatto con Salvatore ho il batticuore, perché è una cosa assurda, fortissimo, però sono contento così, alla fine ho vinto. Hai vinto, hai dato modo a Salvatore di passare le prossime serate a studiare Bob, si chiama Bob, e noi ti premiamo, anzi Arianna ti premia con una console che è una Wii. Una Wii. Allora, anche tu vuoi fare dei saluti? Sì, volevo salutare Edoardo, che è un mio amico che è venuto qua con me, mi ha fatto compagnia, mi ha detto lui di usare Bob in finale. Ah, c'è Pretatti. È stato un ottimo consiglio, gli altri miei amici che non sono potuti venire, la mia classe, quest'anno alla fine è maturità, quindi abbastanza pesante. C'è la matura quest'anno, però ci seguirai nelle prossime tappe? Sì, di sicuro. Quindi ci vediamo tra un mese a Mantova? Sì, più o meno, forse anche meno. Marzo poi, tra l'altro, per noi di Video Games Party, ve lo diciamo, sarà un mese leggerissimamente pieno, con tre tappe su tre fine settimana, quindi non ci fermiamo mai. Joshua, grazie mille per essere stato con noi, ti becchi anche il bacio di Arianna e buon rientro a casa. Arianna, hai visto questi player? Sì, li ho visti, veramente in gamba, davvero, ognuno c'ha il suo comunque. C'è il campione di FIFA, c'è il campione appunto di queste gare qua di lotta. No, sono stata molto interessante. No, ma poi sono ragazzi davvero bravissimi, umili, hai visto, si vogliono bene tra di loro e c'è lo spirito del divertimento. Sì, però è proprio anche un gioco di astuzia, perché comunque vanno a calcolare esattamente quello che devono andare a raggiungere ed è una cosa veramente bellissima, è come carte. Chi sa giocare realmente a carte deve calcolare esattamente la mossa dell'avversario. Questa qua è una cosa da non sottovalutare, veramente. È esattamente così, come nel gioco delle carte c'è tattica anche nei videogiochi. Esatto. Ora noi salutiamo e preghiamo di venire qui davanti alle telecamere l'admin di questo torneo, che è stato il nostro Francesco Eder. Come è andato il torneo in generale? Beh, il torneo è andato molto bene. Purtroppo i milanesi, mannaggia voi, sono stati un po' pigri. Infatti non sono venuti tutti come agli altri tornei, però c'era un buon numero, soprattutto un ottimo livello di giocatori. E quindi li aspettiamo a Cartoomix. Grazie mille, Frank, a te. Allora, per quanto riguarda Tekken 6, la prima finale di questo Novegro 2011, è davvero tutto. Io però voglio fare il primo outro con Arianna. Noi diciamo sempre, Video Games Party, il divertimento continua. Lo diciamo insieme? Esatto, allora, è appena iniziato, direi, no? Esattamente. Video Games Party, il divertimento continua.